Buongiorno regà, oggi 24 ore cibo romano. Prima di cominciare salutiamo e ringraziamo Celeste Pezzi per il commento nell'ultimo video. Ciao Celi. Allora raga, io sono un po' già dubbioso di prima mattina, perché a parte i primi, non me ne vogliate romani, non vogliate la mia morte, ma io non so che cos'altro. Allora, a parte la carbonara, la matriciana, la gricia, la cacio e pepe, i supplì e sti cazzi, la pinza romana, buono. Poi cosa c'è? Ci sono i carciofi, ci sono i mannaggia, non mi viene in mente, i saltimbocca, ci sono... Dai che tremo! Oddio, non mi ricordo, vado a vedere su. Scusa, scrivi dolci romani. Fagioli con le cotiche, buono, filetti di baccalà, fiori di zucca fritti. Non c'è niente di per mattina. Non c'è niente. Per te dobbiamo fare colazione con un supplì. Sto cercando... ma figurati, dolci romani, dammi il telefono che cerco dolci romani. Dai, cerca qualche dolcino romano. Sto cercando dolcini romani, mi sto connettendo ancora perché qua va rilento. Ok, dolci romani per colazione. Allora, maritozzo con la panna, tipico romano. Ma dove li trovi i maritozzi a Torino? Cerchiamo maritozzi Torino. Se no facciamo colazione con la pinza. Ma voglio una roba dolce. Ma basta con questi retaggio culturale. Niente, deve decidere lui. Va bene ragazzi, facciamo una cosa molto intelligente. Andiamo al supermercato, andiamo in vari supermercati e vediamo cosa fare per colazione. Stiamo cercando dei dolcini romani per fare colazione. Cioè raga, ma ci sono roba della Lomellina, di Parona, che dov'è? Della Liguria. Cioè roba ovunque tranne di Roma, incredibile. Incredibile, la Lazio, Siena, guardate, pure Siena. Lazio non c'è. Ragazzi, abbiamo trovato solo la pinza per fare colazione. Siamo molto delusi, molto. Sono molto arrabbiato per una cosa. Questa pinza, ed è una dentro, non è che ce ne sono il pacco con due o tre, costa la bellezza di 5,10 euro. Ora, io voglio dire una cosa. Noi questa qui l'abbiamo comprata per fare il video, perché stiamo facendo un contenuto e perché è il nostro lavoro. Esatto. Ma io mi faccio una domanda, no, ve lo chiedo a voi. Chi è così insano mentalmente da pagare 5,10 euro una pinza romana, senza considerare che poi la corrente per riscaldarla nel forno è da folli? Tra l'altro, io mi aspetto che sia un capolavoro questa pinza. Vabbè, sì, senza dubbio. Perché io, punto primo, mangio sempre dolce a colazione. Oh, ancora. E già devo mangiare salato e non mi va bene. Ho pagato 5,10 euro che sono tirchia, deve essere un capolavoro. Aspetta, devi anche considerare che poi va cotta, quindi i soldi. Non me lo dire. I soldi del forno, dell'elettricità. Sei delusa? I tuoi 5,10 euro. Mirko, 5,10 euro. È cotta. No, è che... è una pizza, è una pizza, non è una pinza. Sì, cioè nel senso non è una... esatto, una pizza. Poi per colazione vi lascio immaginare. Io non commento. Non è male, no, l'interno non è male, dai. L'interno, raga, sì, sembra buono. Assaggialo. Vado. Assaggialo e di cosa ne pensi. È buona, cioè nel senso, non sa di molto, ti devo dire la verità. Li vale i 5,10 euro? No. Sì, ma tu sei prevenuta. Assaggio io. Assaggia tu. Voglio proprio sapere cosa ne pensi, vai. No, però l'odore è buono, eh. L'odore è buono. L'odore è tanta roba. È molto buona, l'impasto è buono. Ah, a parte che la pinza romana è più scrocchierella, questa è morbida, sembra più una pizza napoletana. No, vabbè, è scrocchierella sui lati, L'impasto è buono, molto buono. È scrocchierella, cioè senti quanto scrocchia la mia. La pinza è più scrocchierella, poi ha più bollicine. No, però è buona, buona è buona. No, buona è buona, raga, non si può dire di no. Però 5,10 euro. No, più che altro potevano mettere di più. Vi devo dire che il formaggino sopra non è niente male. Questa parte qua, the sound of crunch, lo sentite? Questa è scrocchiarella, è buona. Però avrei voluto il maritozzo. E non vi nascondo che spero di trovarlo stasera al ristorante. Ci vediamo a pranzo. Ragazzuoli, allora, il sugo della matriciana è in preparazione. Sto facendo andare a 5, a fuoco medio. Alice, cosa stai facendo? Volevo bere un po' d'acqua dalla bottiglia. L'acqua è romana? Fa vedere se è romana. No, è Martina. Sì, è abbastanza romana, puoi berla. Comunque è maleducazione bere dalla bottiglia. Lo so, l'ho fatta apposta. Scriveteglielo nei commenti, perché... questa c'è scritto acqua Martina, per realtà è acqua Alice. Ah, ok. Di Alice quest'acqua. Comunque raga, ci vediamo tra poco quando sarà pronta la matriciana. Eccoci. C'è un problema raga, è rimasta un po'... siamo andati di là. Ci siamo addormentati ragazzi con la tele accesa. Ci siamo svegliati con l'odorino di bruciatino. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Quindi abbiamo dovuto togliere alcuni pezzi di bruciato. Qualcosa c'è ancora. È un po' bruciacchia. È una matriciatta. Ma che cazzo stai? È una matriciana bruciata. Una matriciata. Però assaggiamo. Assaggio io. Vai, assaggia, va. Perché così poca ne hai presa? Come poca? Quella è la tua. A me piace però, perché l'ho salvata alla fine. È buona nonostante sia un po' bruciata? Approvata.
Ho provato. E voilà, assaggiamo questa matriciana con questo guanciale, con questo sugo un po'. C'è anche bruciato. Il pecorino. Assaggiamo la matriciana venuta un po'. De merda. De merda se può dire? O diciamo. No, non è cattiva. Beh, il guanciale è buono. E il sugo, se sente il retrogusto del bruciato. Tanto? Se sente, cara mia, se sente. Se uno ha fame, si mangia pure il piatto. No, beh, non è immangiabile, secondo me. Diciamo che ha ben poco della matriciana vera. Non vedi che si è tutto raggrumato il sugo? Vero, è vero. Perché si è asciugato. Però devo dire che se fa mangiare, non riesco a immaginare senza questo bruciato come sarebbe venuta. Vabbè, stasera ci rifacciamo. Finita, era buonissima, ma devo ammettere che il retrogusto... Il retrogusto si sentiva, raga. Si sentiva ed era un po' fastidioso. Tra l'altro Alice ha fatto 5 piatti, ma sì. Chi mangia tutta mi ha pure detto, mettine poca, io... No, ho detto metti il giusto, ma il giusto. Raga, guardate qua, un piatto io, un piatto lei e in più è avanzata qua. Non dico due piattini. Non dico due piattoni pieni, ma due piattini piccoli ancora sì, ci sono. Sì, sì. Beh, potremmo mangiare questa a merenda. Mezzogiorno, topi morti. Lo troviamo Maridoz. Ah no, questa è napoletana. Dove troviamo? Come si dice in romano? Ma cazzo si parla? Ma come si parla in romano? Romani, non mi odiate. Io ci sto a provare, ma io sono di Torino e non è che posso parlare romano. E voi riuscite a parlare torinese? Non penso proprio. Sto parlando un po' pugliese, un po' napoletano. Non si capisce niente quello che sto facendo. Però l'importante è che mangiamo le cose romane. Ciao. Ciao ciao. È un po' rumeno anche sto parlando. Io sono rumeno perché sono te Roma. Mi sono fatta una bella doccia. Mi sono truccata. Brava. Un pochettino. Mi sono aperto i pantaloni perché non trovo mal di stomaco, okay. E adesso andiamo al ristorante romano. Io non ce la faccio più, raga, è tutto il giorno che non mangio. Ho fame, non vedo l'ora. Infatti non abbiamo più mangiato perché ho fame, voglio mangiare al ristorante. Via! Ragazzi, siamo al ristorante, non ce la facevo più. Adesso vi facciamo vedere quello che abbiamo preso. Abbiamo preso come antipasto dei supplì. Dai, assaggiane uno. Io voglio assaggiare questo perché è filante. Vedi che vedo che c'è un po' di cremina fuori, vado. Vai, assaggia. Guarda. E di la tua. Oh. Brucia. Mamma mia, meraviglioso. Meglio di credere. Tocca a me. Provo questo qui classico. Io mi sono sfionata la lingua. Apriamo. Com'è? Cacio e pepe. Buona, eh? Vero che buonissimo. Mamma mia. Mia mamma sta apprezzando tutto quello che sta mangiando lei. Noi le challenge le facciamo in grande. Non solo mangiamo noi romano, anche la famiglia. Come portiamo. La KFC, ti ricordi? Ma la vero? KFC vi ha portato sempre loro. Dai, assaggia questo. Com'è? Oddio, no, voglio assaggiarlo immediatamente. Questa è la matriciana, è buonissimo. Voglio assaggiarlo immediatamente, dammelo. Vado. Buonissimo, ma preferisco quello. Sai che preferisco quello a cacio e pepe. Mia mamma mi sta dicendo di assaggiare questa roba col baccalà. Buono, però non è tra i miei gusti preferiti. Madonna, guarda che morbido. No, morbidissimo. Vai, assaggia il baccalà. Merita, sì. Assaggio questo. Ma cos'era questo? Sembrava cacio e pepe. Mirko mi ha spiegato che si chiamano supplì. Al telefono perché quando lo mordi fila tutto il contenuto. Allora mi sono sfondato i supplì. Adesso sto aspettando la mia carbonara. Alice aspetta la sua cacio e pepe. Io e poi ovviamente pepe assaggeremo uno dall'altra. Sì, ma quello... tu non ne prendi troppo. Questa impanatura del baccalà è fenomenale. È vero, salti in bocca romano. Più romano di questo, raga. Cioè più romano di questo, c'è pure scritto Roma nel titolo. Con la forchetta pulita così Guido non si schifa. Guido non si schifa perché Guido ha lo stesso problema di Mirko. Assaggiamo. Tieni Guido. Salti in bocca. Buono, guarda già quando ti ho visto stare zitto per troppo avevo già capito. Vabbè, si commentano da soli, sono famosi. Alice assaggerà, è vero. Come invece come si chiama quello di Alice? Costolette d'abbacchio allo scottadito. Ok. Perché ti mettono le dita un po' scottate anche dentro. Alice. Ottima scelta. Vero. Complimenti. È arrivata la carbonara. Ho detto che è arrivata la carbonara. In realtà è arrivata la cacio e pepe. Non so perché ho detto che è arrivata la carbonara. Tu non puoi farmi rosicare così, lo sai, vero? E a Mirko ancora non è arrivato niente. Sono troppo contenta che sia arrivato prima a me. Sì, ma...
Devo devo fare la parodia di Alice che assaggia le cose. Guarda, riprendimi. Raga, Alice sembra fake. Quando assaggia le cose fa così, guarda. Questa è tipo, devo assaggiare questa, fa così. Buonissima. Fatemi spiegare da Mirko come si assaggiano le cose, perché Alice non lo così, sa. Così, guarda. Basta, adesso basta. Buona. Sì, qua grazie. Adesso assaggio in diretta la carbonara. Mamma, che spettacolo. È cotta, la puoi scolare. Buona, vero? Buonissima, pre boca. Delusi, delusissimi. Da quando venivamo all'inizio in questo posto costava 9 euro, i primi. Adesso costano 12. E il piatto è sempre più piccolo ogni volta che veniamo, vero? Però buona, eh? Niente da dire, eh? Qua, raga, cantano. Qua siamo proprio a Roma. Ti piace de lavora. Sono piena. Devo tenere lo spazio per il maritozzo. Sto mangiando la cacio e pepe di Alice. Sì. Non ci dispiace. Ovviamente stanno facendo il concertino di là. Dall'altra parte. E per noi niente. No, ma secondo me vengono anche di qua adesso. Guardate sta ragazza, ma guardi lei che sfizia. Guardate sta ragazza, tu la guardi e lei che sfizia. Si è messa tutta in nero, pare un bacione di liberizia. Così. Grazie, maestro. Grazie. Due canzoni che ne fanno una, praticamente, no? Conto che si andava tavolo a tavolo e si usava in tutte le regioni, ogni regione. Un ritozzo ottimo. Bene, ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questa challenge. È stata bella, vi dico la verità, ho mangiato bene, soprattutto a cena, ho mangiato proprio bene. Ed è stato carino anche lo spettacolino con la ragazza che ha cantato. Tra l'altro, ogni volta che capitiamo in quel ristorante, capitiamo sempre di giovedì senza farla apposta e becchiamo sempre lei. Comunque, niente, è stata una bella challenge. Ripeto, sono stata bene, ho mangiato bene. E adesso mi sono messa già il pigiamino, mi sono messa a letto e sto per guardare due puntate di Friends per addormentarmi, e perché comunque mi piace un sacco. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata e la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia. È un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.